Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi recensione Gemma a fumetti, ma prima vi ricordo, se sopravvivo con questo caldo, di iscrivervi al canale, lasciare un commento, mettere like, insomma fare tutte quelle cose che piacciono tanto ai social. Quindi commentate, iscrivetevi e magari anche condividete il video. Ora veniamo subito a noi, abbiamo detto Gemma a fumetti, quindi una piccola recensione molto breve di un fumetto. E stavo per dire appena uscito, ma in realtà chi mi segue lo sa che io arrivo sempre tardi con le recensioni, quindi oggi parliamo di Platinum End con questa Discovery Edition. Che cos'è innanzitutto? Discovery Edition uscita in contemporanea con l'ultimo numero del fumetto, quindi in linea teorica c'è già tutto il fumetto editato, poi in pratica non si trovano alcuni numeri, ma va bene, ci sarà la ristampa, sono state annunciate le ristampe, quindi si ritroveranno. Comunque, questa Discovery Edition è uscita con il 14° numero, che è il numero di chiusura della serie. Numero preso perché soprattutto ha aiutato il fatidico prezzo di 1 euro. Guardate qua, eccolo qui. Comunque, questa è edizione Discovery Edition, non è la cover originale dell'1, al costo di 1 euro, edito Planet Manga, questa è la spina e questo è il retro. Credo che i volumi siano usciti intorno al 5 euro, qualcosa così. Comunque, tanto per lo più sono introvabili finché non andranno in ristampa, stanno già ristampando qualche numero. Ad ogni modo, che cos'è? Mi è piaciuto? Non mi è piaciuto? Vi può piacere? Innanzitutto vi dico subito che visto il costo di 1 euro, sa da prendere, se non altro per capire se la storia possa piacervi oppure no. Io ero partita senza alcuna aspettativa, ho detto spendo 1 euro e mi leggo il primo numero. Ma dovevo capire che essendo questo volume, questa serie realizzata dai due autori di Death Note, io non potevo non amare questo numero. C'è da dire che io non ho letto tutta la serie, ho letto qualcosina, quella, ma solo della prima parte. E poi mi sono letta bene questo primo numero. Questo primo numero, come vi dicevo, mi è piaciuto tanto. Di cosa parla? Di che cosa succede in questo volume? Siamo all'ultimo giorno di scuola delle medie, al momento del diploma, e il protagonista è il nostro giovane Mirai. Mirai che decide appunto il giorno del diploma di suicidarsi, di togliersi la vita e si lancia da un palazzo. Subito prima di schiantarsi al suolo, viene salvato dal suo, quello che si presenta come essere il suo angelo custode, che è l'altro personaggio che vediamo qui. Il suo angelo custode lo salva, gli dà dei poteri e gli rivela che lui, questo angelo, insomma, insieme ad altri 12 angeli, hanno selezionato 13 persone umane per gareggiare in una sorta di gara. E, insomma, tra queste 13 persone verrà scelto il nuovo dio. Infatti, il dio attuale se ne va in pensione, praticamente si è stufato e lascia le redini a qualcuno, appunto, tra i 13. 13 persone che ricevono dagli angeli, tutte e 13 che ricevono dagli angeli dei poteri. In particolare alcuni poteri, ma non vi dirò troppo perché sarebbe spoiler. Comunque ricevono dei poteri. E ognuno di loro, a modo proprio, deciderà di farne uso. Chi un buon uso, chi un po' meno buon uso, chi per il divertimento, chi punterà direttamente al ruolo di Dio, quindi cercando di far fuori tutti gli altri concorrenti. Quindi è praticamente un classico battle shonen con il torneo, dove insomma si combatte a un fine, per uno scopo. In questo caso, appunto, ognuno dei 13 umani prescelti vengono guidati ognuno dal proprio angelo. Angelo che può essere visto soltanto dagli altri concorrenti e non dagli umani. Alcune cose ci ricordano tantissimo l'altra opera dei due autori, che è Death Note, quindi insomma questo essere soprannaturale che li guida può essere visto soltanto da chi ha questi poteri e non dagli umani, insomma questa serie di poteri e alcune caratteristiche ricordano tantissimo Death Note, anche questo insistere sulla numerologia degli autori, e quindi alcune cose ricordano tantissimo Death Note, come Death Note va a toccare temi molto particolari, insomma, si apre con il tentato suicidio del protagonista, quindi capite subito che si va a toccare temi molto particolari e quindi in alcune cose ricorda tantissimo. Io ripeto, ho letto solo il primo volume mi è piaciuto tantissimo anche perché finisce con un cliffhanger, quindi
Perfetto, che ti dà tantissimo la voglia di leggere il secondo. Per onor di cronaca, vi devo dire che le recensioni sono molto discordanti sulla serie. Io ho letto solo la prima parte è sicuramente quella maggiormente apprezzata dai lettori, mentre la seconda ha recensioni molto discordanti e ho sentito tantissime recensioni finali, insomma, sul finale, molto negative, ma... Secondo me si pretende sempre troppo da questi autori, ma l'idea di base, l'idea di partenza, le premesse per questa storia sono fantastiche. Inoltre, come vi dicevo, questa Discovery Edition è uscita al costo di un euro, quindi secondo me è assolutamente da andarsela a leggere, andarsela a cercare e andarsela a scoprire per capire appunto se questo fumetto fa per noi oppure no. Altra cosa che c'è da dire, per cui merita tantissimo, sono i disegni. Cioè, guardate, ragazzi, che meraviglia! È vero che i due autori, in particolare Obata ai disegni, ci ha regalato sempre grandi meraviglie, ma qui, ragazzi, ci abbiamo dei disegni. Dei disegni, ma anche lo storytelling, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Per questo primo volume assolutamente straconsigliato, soprattutto per il prezzo. Poi, ripeto, la serie non si trova tutta in questo momento perché alcune cose sono fuori catalogo, non sono trovate, insomma, non sono reperibili, ma è stata annunciata la ristampa, quindi a breve dovrebbero cominciare a ritrovarsi i volumi. E oltretutto è una storia già conclusa, quindi non sa da attendere troppo per andare a leggere come prosegue. Questa Discovery Edition assolutamente super consigliata, se non altro appunto per il prezzo irrisorio di un euro e soprattutto per i disegni che sono meravigliosi. Lo storytelling mi è piaciuto molto, anche se insomma alcune pecche qua e là. La storia mi ha conquistato in questo primo volume, anche se, ripeto, le recensioni sono molto contrastanti per quanto riguarda le recensioni, insomma, dei lettori sono molto contrastanti per quanto riguarda la serie per intero. Se riuscirò a leggermela tutta, non ne sono sicura, vi farò sapere meglio sulla serie completa, però per ora per me è assolutamente un sì. La serie è composta da 14 volumi, quindi neanche troppi, insomma, è fattibile. E unica cosa che vi devo dire, insomma, in questa recensione è che il fumetto affronta tematiche molto impegnative, psicologicamente, e ci sono anche scene esplicite, quindi se non siete amanti di questi due, elementi, non è il fumetto che fa per voi. Però. Questo è tutto per una velocissima mini recensione, una gemma di fumetto veloce, veloce. Come vi ho già annunciato in questo periodo d'agosto, un po' causa lavoro, un po' causa caldo, vi porterò un solo video a settimana, ma ahimè non si sopravvive. Assolutamente. Comunque fatemi sapere se conoscevate Platinum End, se lo avete letto, se avete letto Death Note, ma penso che molti lo abbiano fatto e lo abbiano apprezzato. Insomma, lasciatemi un commentino, fatemi sapere che cosa pensate di questa serie. E con questo io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me. Buon caldo a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!